Welcome to Napoli, the land where the sun meets the sea, where modernity meets history, where people and cultures have met for millennia. Questa è un'esperienza importantissima che arricchisce moltissimo sia i nostri che vanno all'estero, che poi tornano in città con un occhio critico, con delle esperienze maggiori e quindi possono anche aiutarci a migliorare la vivibilità della città, a migliorare proprio la concezione dei rapporti umani, ma anche la città allo stesso tempo riceve molto in cambio dal fatto che arrivano questi stranieri, perché hanno un modo diverso di vivere le cose, vengono da città talvolta del nord Europa oppure dalla Spagna o dalla Francia e quindi portano una testimonianza importante di una maniera diversa di vivere le cose. C'è una contaminazione interessante sia a livello culturale che umano. Il comune di Napoli accoglie l'Erasmus Welcome Day, dando il benvenuto agli studenti universitari di tutto il mondo che hanno scelto la nostra città per intraprendere il percorso Erasmus nell'ambito del loro ciclo di studi, ed i rappresentanti degli Atenei napoletani hanno illustrato le rispettive specificità. L'attività dell'Erasmus viene seguita dal servizio cooperazione decentrata Legalità e Pace CEIC Europe Direct e quest'anno coincide con le celebrazioni per i 30 anni del programma europeo, che prevedono oltre 70 eventi in Italia e 500 in Europa. L'obiettivo resta quello di accrescere il valore dell'esperienza della mobilità, del rapporto diretto tra i giovani e le istituzioni europee, nazionali e locali, e di diffondere lo spirito europeo fra gli studenti universitari. Napoli è all'avanguardia su questo tema, per cui l'offerta formativa, l'offerta per poter andare all'estero è davvero molto, molto ampia.